Un buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo tornando a parlare di emergenza traffico. Nessun passo in avanti è stato fatto questa mattina a Silvia al vertice sull'emergenza, a cui hanno partecipato la regione, i comuni, autostrade e anche ARTA e gli altri enti abruzzesi. E mentre cresce il rischio per la salute pubblica, da oggi è in funzione la prima centralina dell'ARTA per il monitoraggio della qualità dell'aria. Tutti i particolari nel servizio di Giuseppe Dintino. Vertice al comune di Silvi tra i rappresentanti della regione, di autostrade, dell'ARTA e dei comuni interessati dalla grande emergenza traffico che quest'ora forse è ancora peggiorata. Si contano oltre 4.000 TIR al giorno lungo la statale 16. Intanto ieri l'autostrade ha presentato i dati al MIT secondo cui ci sarebbero le condizioni per la riapertura del viadotto Cerrano. Se queste condizioni dovessero essere confermate nella relazione finale attesa per lunedì al Ministero da parte di Autostrade, il MIT potrebbe dare il via libera al dissequestro del viadotto, ovviamente con il benestare dell'autorità giudiziaria. Nessuna soluzione è emersa da questo tavolo tecnico che si è tenuto a porte chiuse. I sindaci dei comuni, tediati dal traffico pesante, non sono in grado da soli di far fronte all'emergenza. Abbiamo fatto presente che alla lunga questa situazione è insopportabile, insostenibile. Le criticità diciamo, hanno portato sicuramente le risorse sia del comune ma anche di tutti i comuni del territorio, della zona, allo stremo. Dunque abbiamo chiesto un piano strategico di intervento nel caso in cui la situazione si possa prorogare nel tempo. Ieri il presidente della regione, Marco Marsilio, aveva dichiarato che potrebbe impedire l'ingresso ai TIR addirittura in tutto il territorio abruzzese. Io penso che il Presidente abbia fatto una provocazione sicuramente, però questa cosa può essere fatta anche dai sindaci, quindi non è detto che non ci sia un'azione congiunta da parte dei sindaci per dare un segnale in questo senso. Vedremo, attendiamo lunedì e martedì e speriamo di avere buone notizie, poi è chiaro che dovremo prendere delle soluzioni alternative. E mentre si attende per lunedì la relazione di Autostrade sulle condizioni del tratto sequestrato, la Regione sprona Roma a correre ai ripari. È necessario che ci sia una spinta anche del Ministero delle Infrastrutture affinché la soluzione venga recuperata nel più breve tempo possibile. La Polizia Municipale intanto mantiene i semafori lampeggianti nel tentativo di snellire il traffico ed è stato finalmente avviato il monitoraggio sulla qualità dell'aria. E questa qui alle mie spalle è la prima centralina posizionata ad ARTA per il monitoraggio dell'aria. Occorrerà aspettare ancora qualche giorno per elaborarne i dati in funzione da oggi, ma per ora dall'Agenzia Regionale fanno sapere che i livelli di inquinamento sono sì aumentati, sono sì un rischio per la salute, ma per il momento sono al di sotto dei limiti di legge. Cresce nel frattempo la preoccupazione dei residenti per le sostanze tossiche emesse dai gas di scarico. La pazienza della popolazione si sta ormai esaurendo. E noi siamo qua con il rischio che cominciano, che diventa la seconda Taranto, Silvi Marina. Speriamo che fanno qualcosa. Andiamo a Teramo adesso. Le dimissioni dell'intero CDA della Ruzzoreti sono state accolte con soddisfazione dal sindaco di Teramo Giaguido D'Alberto, che ha sempre sostenuto e denunciato l'illegittimità della nomina. D'Alberto auspica una nuova fase nella gestione di un ente che, a parere dell'amministrazione comunale, attua logiche politiche e non tutela gli interessi dei cittadini. Tania Bonnici Castelli. Dopo le dimissioni per motivi strettamente personali di Antonio Forlini dal CDA della Ruzzoreti, ecco arrivare anche l'addio dell'altro componente, Alfredo Grotta, e addirittura quello della presidente Alessia Cognetti. Un consiglio di amministrazione, quello dell'azienda acquedottistica teramana, autoazzeratosi dopo poco più di un anno dalla nomina. Forlini è stato nominato presidente della Ruzzo nel 2013, carica che ha ricoperto fino al 2018, quando al suo posto è stata votata dall'Assemblea dei Sindaci Alessia Cognetti, già componente del CDA. Forlini è però rimasto nel Consiglio fino alle sue recenti dimissioni. Nel rimettere anche il proprio mandato, le motivazioni addotte da Cognetti e Grotta parlano di voler dare la possibilità di una riflessione ai sindaci riguardo l'operato di tutto il Consiglio d'amministrazione, chiamandoli ad esprimere nuovamente un proprio voto. I due ovviamente si mettono a disposizione dell'Assemblea per proseguire il percorso, sicuri forse di essere rieletti. La
notizia delle dimissioni dei vertici della Ruzzoretti è stata accolta con grande soddisfazione dal sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, che ha sempre sostenuto l'illegittimità del metodo adottato nelle ultime votazioni del CDA, denunciandolo anche legalmente. Un metodo simile a quello delle tre carte, che si mescolano ma non cambiano. Il primo cittadino auspica dunque l'apertura di una nuova fase. E cogliamo l'occasione con tutti i sindaci, tutte le forze politiche per aprire una nuova fase, perché nessuno pensa che questa operazione di dimissioni a step, queste seconde dimissioni, siano finalizzate a una rielezione per due terzi dello stesso CDA. Io penso che nessuno possa avere l'ardire di pensarlo, perché se qualcuno dovesse l'ardire di pensarlo, francamente sarei decisamente preoccupato. Di fatto queste dimissioni sono già una vittoria, diciamo così, rispetto all'azione che abbiamo posto in essere, perché sono evidentemente l'effetto dell'azione che è stata posta in essere 10 mesi fa, con l'impugnativa di una nomina illegittima, e quindi a maggior ragione, se si dovesse trattare di un ulteriore balletto, gioco delle tre carte per arrivare ad una rielezione, rilegittimazione, francamente è un teatrino rispetto al quale i nostri cittadini non staranno sicuramente zitti. Se nell'ultima assemblea dei sindaci che ha nominato il CDA uscente della Ruzzoretti si è registrata l'opposizione del solo comune di Teramo su 33 voti, è facile intuire che i giochi sono già fatti e che il metodo adottato questa volta è quello di cambiare tutto per non cambiare niente. Ma questo, parola di sindaco, squalificherebbe istituzioni e cittadini. Presentata oggi con Tua Viaggi Più Sicuro, la prima applicazione in Italia a salvaguardia del personale e dell'utenza, che prevede il collegamento via satellite con le diverse centrali operative di pronto intervento. Il brevetto è stato costruito dalla SPE, azienda aquilana. Il servizio di Paolo Renzetti. Migliorare la sicurezza dei viaggiatori di Tua fornendo maggiore assistenza è l'obiettivo principale del progetto di sicurezza sperimentale primo in Italia per la tutela dell'utenza e del proprio personale, in particolare quello femminile, in ambito di trasporto pubblico locale. È presentato dal presidente Giuliante questa mattina il dispositivo Panopticon, che permette di collegarsi via satellite e di segnalare al centro nazionale di controllo qualunque tipologia di scenario ci si trovi di fronte, fornendo in modo automatico la posizione geografica esatta da dove arriva la segnalazione. Abbiamo ricevuto un'aggressione sull'autobus. Guardi, mi dai 2 secondi. Allora, il sistema di localizzazione mi dice che lui è nella Valpolcara, in via Orioli. Sì. Nel frattempo rimane in contatto con noi in attesa del loro arrivo. Ok, grazie. Il dispositivo è stato brevettato dall'azienda abruzzese SPE dell'Aquila. Un sistema che consentirà sia agli operatori, gli autisti, i macchinisti, ma per conto loro a tutta l'utenza, di sapere che sui nostri mezzi potranno viaggiare sicuri, sapendo che qualunque cosa possa accadere ci sarà un pronto intervento collegato a questa sala operativa, a questo sistema gestito dalla società SPE, che è una società ben presente in Abruzzo, radicata in Abruzzo, quindi questo ci rende doppiamente orgogliosi di questo obiettivo, di questo progetto. Inizia in fase sperimentale, quindi non sarà presente su tutti i mezzi sin da subito, ma sono convinto che la bontà di questa sperimentazione produrrà presto l'allargamento del progetto e l'estensione a tutta la rete. Oggi avete illustrato un nuovo sistema per la massima sicurezza sui pullman per quanto riguarda il personale viaggiante e anche gli utenti. Non è tanto la presentazione di uno strumento quanto di un servizio che viene offerto sia a coloro i quali operano gli autisti, i capitreno, i controllori nell'ambito degli autobus e dei treni, sia all'utenza che in generale utilizza questi mezzi. Si tratta di affrontare e risolvere in tempo reale una qualsivoglia emergenza capiti durante un tragitto di trasferimento da un luogo ad un altro. Effettuati gli esami sul corpo dell'uomo ritrovato morto a Colle Corvino nel giorno dell'Epifania, i risultati ci saranno tra 60 giorni. Il servizio di Stefano Recanati.
ci vorranno almeno 60 giorni per dare un'identità certa al corpo, in evidente stato di decomposizione ritrovato nel giorno dell'Epifania sul greto del fiume Fino in località Caparrone a Colle Corvino. Le pratiche sono state avviate nei giorni scorsi dal medico legale Ildo Polidoro, incaricato dal pubblico ministero Marina Tommolini, il quale si è occupato già dell'autopsia e di altri esami strumentali, quali TAC e raggi, esami antropometrici e prelievi per la comparazione del DNA, finalizzate anche a chiarire le cause della morte. I pochi risultati iniziali hanno confermato ciò che il medico legale aveva dichiarato inizialmente, e cioè che si tratta di un uomo di piccola statura e che il decesso non è avvenuto più di 6 mesi fa. Giorni di grande apprensione a Bisenti, per il timore che il corpo ritrovato sia quello del compaesano palmerino Piccirilli, qui nelle immagini di TV Bis, di cui non si hanno più notizie dal 21 ottobre scorso. In paese ci conosciamo tutti, ha commentato il sindaco Enzino De Febis. La comunità ha sempre sperato di riabbracciare Palmerino, ma la notizia del corpo ritrovato a Colle Corvino ci ha fatto piombare in uno stato di grande tristezza. Non sappiamo cosa gli sia accaduto, ora attendiamo i risultati della comparazione del DNA per sapere o no se si tratta del nostro amato Palmerino, chiude il sindaco De Febis. I militari del NIPAF, dei Carabinieri Forestali di Pescara, hanno eseguito il sequestro preventivo del depuratore a servizio del mattatoio comunale di Via Raiale a Pescara, a carico di un 43enne di Pianella, responsabile della ditta che lo gestisce, per abbandono e missione di acque reflue sul suolo. Secondo quanto emerso dalle indagini, si sarebbe verificato il continuo sversamento al suolo di acque reflue di colore rossastro provenienti dal mattatoio, finite nel terreno di una ditta confinante che si occupa di stoccaggio di idrocarburi. La custodia giudiziale e la gestione dell'impianto sono state affidate alla società pubblica che gestisce il mattatoio per conto del comune di Pescara, che è proprietario dell'impianto. Ci spostiamo a San Vito Chietino. Sulla carta era un circolo privato per attività culturali, invece i poliziotti hanno scoperto un nightclub. Dopo il blitz sono stati denunciati 2 uomini e una donna per sfruttamento della prostituzione. I clienti si intrattenevano con donne dell'est provenienti da Ucraina e Romania. Gli agenti del commissariato di Lanciano li hanno trovati in atteggiamenti intimi inequivocabili quando hanno fatto irruzione nel locale notturno a San Vito Chietino. I clienti si intrattenevano con donne extracomunitarie dell'est con regolare permesso di soggiorno. L'operazione è scattata la notte tra sabato e domenica scorsi, dopo un periodo di osservazione da parte dei poliziotti agli ordini del vicequestore Lucia D'Agostino, dirigente del commissariato di Lanciano. I controlli sono stati intensificati durante le festività natalizie su richiesta del questore di Chieti Ruggero Borzacchiello. Per sfruttamento della prostituzione sono state deferite 3 persone alla Procura della Repubblica di Lanciano, un uomo di San Vito, una donna ucraina residente a San Vito e un pescarese, individuati quali responsabili a vario titolo del circolo privato. Nel locale dove è stato effettuato il blitz erano presenti una dozzina di donne dell'est, ucraina per lo più, di età compresa tra i 28 e i 35 anni. Anche i clienti sono stati identificati, di età varia. Lo sfruttamento della prostituzione è un fenomeno che continua ad essere presente nel territorio frentano, commenta il vicequestore D'Agostino. L'operazione di polizia è scattata in seguito ad una segnalazione. Le attività di controllo proseguono, conclude la dirigente del commissariato di Lanciano. Le segnalazioni dei cittadini per bene sono importanti per il lavoro delle forze dell'ordine. Federconsumatori torna a distanza di qualche mese a criticare le scelte di Trenitalia lungo la linea adriatica che andrebbero a penalizzare i viaggiatori nonostante un aumento dei prezzi. Nuove critiche al servizio ferroviario lungo la direttrice adriatica arrivano a Trenitalia da Federconsumatori Abruzzo, che questa mattina nel corso di una conferenza stampa ha illustrato scenari per gli utenti piuttosto complessi per il futuro, con molti punti interrogativi. Sta accadendo che treni ETR 700 rifiutati da chi li ha ordinati, cioè Belgio e Olanda, li hanno ordinati loro a Lanzardo Breda, quando li hanno visti arrivare li hanno rispediti al mittente. Lanzardo Breda a quel punto ha contattato Trenitalia e questi treni li ha comprati Trenitalia, ma anziché utilizzarli per tratte limitate come sarebbe stato in Belgio e in Olanda, dove non andavano bene al punto che li hanno rispediti al mittente, li ha comprati per utilizzarli sulla Lecce-Milano, soltanto sulla linea adriatica, in tutta Italia soltanto qui. E questo già ci fa capire qual è la situazione. Ci sono
c'è una minore offerta di posti, minori spazi per i viaggiatori, anziché 16 bagni su 8 pezzi ce ne sono 5, su 4 vetture c'è soltanto una porta per la salita e per la discesa. Questo è l'aspetto strutturale. L'aspetto pratico, concreto, in 5 mesi che ne abbiamo uno che sta utilizzando, è utilizzato sulla relazione Pescara Milano, 3 volte non è partito per niente. In tante circostanze ha viaggiato da 60 a 140 minuti, in una circostanza anche oltre 300 minuti. Questa è la situazione. Tra l'altro ci sono dei prezzi che sostanzialmente sono rimasti identici rispetto a quelli del Freccia Bianca. No, qui ci sarebbe veramente da ridere. E da dove nasce tutto il problema? Che sulla linea Roma-Milano, dove c'è l'alta velocità, c'è anche la concorrenza. Sulla linea Pescara-Milano-Pescara-Bari, non essendoci la concorrenza, cosa fa Trenitalia? Drena tutte le risorse possibili dove c'è il monopolio e utilizza queste risorse per vincere la concorrenza, che francamente non mi sembra un bel modo di fare, meno. Dal punto di vista Trenitalia fa benissimo, è la nostra comunità sul piano politico che deve reagire e non accettare questa situazione. Noi sappiamo di poter essere lievito in questa situazione, oltre non possiamo andare, il pane lo può produrre l'istituzione, la politica, noi ci stiamo mettendo totalmente al servizio della nostra comunità e specialmente dei rappresentanti politici istituzionali, perché questa nostra passione, questa nostra competenza, questa nostra sensibilità venga portata a compimento, diventi realtà e diventi miglior servizio per i nostri concittadini. Lanciano 216 nascite a fronte di 400 decessi nel 2019. Prosegue il calo demografico, ma i residenti non si trasferiscono più nei centri vicini. Bilancio del sindaco Mario Pupillo, la città dei servizi attrae per l'istruzione scolastica, la presenza del tribunale e altre opportunità. Più decessi che nascite. Lanciano non fa eccezione nel paese Italia, ma il trend del calo di popolazione residente sembra essersi fermato da un paio d'anni. Al 31 dicembre 2019 i lancianesi erano 34.766, con prevalenza di genere femminile. Ci sono meno famiglie che lasciano la città per i comuni vicini, ha detto il sindaco Mario Pupillo in un incontro con la stampa, assieme all'assessore al bilancio Carlo Recchioni. Grazie a nuove costruzioni e soprattutto ai servizi, abbiamo anche più famiglie, la tesi di Pupillo, che con l'amministrazione comunale prosegue nella convinzione di puntare sui servizi, per l'istruzione, dalla materna all'università, la giustizia e la sanità. A fine anno la giunta comunale ha approvato il bilancio di previsione, che sarà portato in assise civica entro febbraio. Ma vorrei dire che questa città deve essere una città dei servizi, che come ruolo Lanciano ha questa, e questo è importante perché noi abbiamo dalla scuola dell'infanzia all'università, l'università telematica Uninettuno ha raggiunto circa 150 iscritti dopo un anno dall'inaugurazione, quindi è un segnale forte che ci permette di essere fiduciosi nel futuro. E poi anche il numero delle famiglie che sono aumentate, 94 famiglie in questo 2019, è un segnale che non ci fa recuperare popolazione, perché il bilancio tra nati e purtroppo decessi è ancora molto ampio, sono circa 135 unità, ma il fatto che 94 famiglie si sono insediate a Lanciano nel 2019 ci dà un segnale che è ripresa anche l'attività edilizia, residenziale, e quindi c'è maggiore disponibilità e maggiore interesse nel venire ad abitare a Lanciano. Quindi tanti progetti in una situazione complicata, difficile anche sotto l'aspetto generale, economico e finanziario. E mentre in piazza Plebiscito si smonta il non albero Gohon, che non poche frizioni ha scatenato in giunta, il sindaco sottolinea la compattezza della maggioranza. È stata un'amministrazione stabile, nonostante le difficoltà e le differenti opinioni su alcuni argomenti che tutti quanti potete immaginare all'interno di un'amministrazione ci possono essere, come ci sono in una famiglia, riusciamo quasi sempre a comporle e a tirare fuori una decisione che soprattutto è utile per la città, e questo grazie ai miei assessori, i miei consiglieri, che sono capaci di, con una dialettica anche certe volte che può essere anche un po' aspra, ma trovare sempre il bandolo della matassa per il bene di Lanciano.
Tutelare innanzitutto le persone oneste, quanto affermato dall'assessore regionale con delega all'edilizia residenziale pubblica Guido Quintino Liris al termine della riunione di questa mattina a Pescara in regione con il sindaco proprio del capoluogo adriatico Carlo Masci, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il presidente dell'Ater di Pescara Mario Lattanzio, oltre a tecnici e funzionari di Ater e Prefettura sulla situazione di degrado esistente nel complesso edilizio popolare denominato Ferro di Cavallo. Un vertice che è stato presieduto dal presidente della giunta regionale Marco Marsiglio. Ho voluto fortemente l'incontro di oggi, ha sottolineato l'assessore Liris, per ascoltare tutti i portatori di interesse in ambito di edilizia residenziale pubblica e prendere decisioni non certo sulla scia di un'onda emotiva, ma tenendo conto e contemperando due realtà, quella regionale che deve tutelare il valore patrimoniale degli alloggi e l'amministrazione comunale che deve studiare ed attuare politiche di programmazione urbanistica. La volontà comune, ha aggiunto, è quella di ridurre le sacche di disagio sociale. A tal proposito, l'abbattimento del cosiddetto ferro di cavallo potrebbe rappresentare uno shock positivo per la città di Pescara. È stato concordato inoltre un nuovo incontro da fissare nel giro di un paio di settimane per fare il punto della situazione sulle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi che saranno ritenuti più urgenti. Rimaniamo a Pescara, il capogruppo dell'UDC Massimiliano Pignoli ha illustrato l'iniziativa che prevede la consegna dell'encomio al custode del cimitero dei Colli che nel giorno di Natale rimase ferito dal crollo del cancello, salvando con il suo intervento da gravi conseguenze due anziani visitatori. Un encomio al custode del cimitero di Pescara Colli, questa è la proposta del capogruppo dell'UDC al comune di Pescara Massimiliano Pignoli. Il giorno di Natale, giornata di lavoro, c'è stato il crollo del cancello del cimitero dei Colli e questo custode è riuscito ad allertare e a far allontanare in tempo due persone prima che il cancello crollasse. Custode che è rimasto ferito. Sì, le cronache portano questo, i testimoni dicono questo, il custode, il signor Manzo, si è immolato per salvare degli anziani che altrimenti avrebbero potuto avere delle conseguenze abbastanza importanti dal punto di vista fisico. Quindi è un riconoscimento che l'amministrazione sicuramente darà nei prossimi giorni a una persona che sta lavorando e che poteva anche stare lì fermo e vedere quello che cosa accadeva. Invece il senso di altruismo anche nei confronti della persona che io conosco bene, che è una persona di cuore, da sempre disponibile per tutti, soprattutto in un ambiente dove lavora lui, che è quello del cimitero, dove arrivano salve, dove arrivano problematiche, dolori e quant'altro, conosciuto ormai da tutti il signor Manzo come una persona disponibile anche nel risolvere le problematiche di qualsiasi genere. Quindi è giusto che l'amministrazione, questo sicuramente lo farà nelle prossime settimane, come il signor Manzo avrà riacquistato tutte le sue forze e capacità, verrà insignito di questo riconoscimento che l'amministrazione ovviamente gli farà come dono. Signor Manzo, lei porta ancora visibili segni di quello che è accaduto quel giorno, il crollo di questo cancello in ferro pesantissimo del cimitero. Lei, possiamo dire senza esagerare, che ha rischiato la vita. Sì, è vero, però l'ho fatto, è stato l'istinto, il mio lavoro che mi porta, che amo il mio lavoro, lo faccio da 13 anni, è stata tutta una conseguenza che comunque dobbiamo ringraziare. Come è andata? Poteva andare peggio. Vogliamo ricordare che lei è stato colpito da questo cancello che è caduto, però è riuscito a gettare un urlo e a far allontanare delle persone che erano nei pressi. Sì, erano queste due persone di cui io la conosco, la signora, sono riuscito a trattenere il cancello, quel poco che ho potuto, per far allontanare, dopodiché sono andato dietro anche io al cancello. Lei è soddisfatto comunque per questa iniziativa del capogruppo dell'UDC Pignoli? Io ringrazio il dottor Pignoli che veramente non mi ha mai fatto mancare il sostegno, è subito intervenuto venendomi a trovare all'ospedale, mi ha sempre chiamato, si è sempre interessato in qualunque cosa come adesso e lo ringrazio di cuore, è una persona veramente eccezionale. E adesso apriamo la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie B perché il Pescara continua a lavorare al centro Vestina di Montesilvano al ritmo di due sedute giornaliere fino a domani.
Settimana di ritiro che si chiuderà domenica mattina con l'amichevole in famiglia alle ore 10 allo stadio Adriatico Cornacchia. Dalla prossima settimana i biancazzurri metteranno nel mirino il match della prima di ritorno contro la Salernitana. Tra gli ex della gara il centrocampista Massimiliano Busellato, che ascoltiamo al microfono di Andrea Costantini. Un momento come questo che nel quale impazza il calciomercato, Massimiliano Busellato è al di fuori di qualsiasi voce, perché tu da quest'anno praticamente ti sei legato al Pescara e stai bene qui. Ma sto benissimo qui, sto bene io, sta bene la mia ragazza. E il calciomercato è molto imprevedibile, non potrei mettere la mano sul fuoco, però presumo che rimarrò. Senti, come giudichi questa prima parte della stagione da un punto di vista di squadra e personale? Ma dal punto di vista personale sono abbastanza contento, ho avuto un minutaggio elevato, non me lo aspettavo all'inizio dell'anno. C'è molta concorrenza, ma è una concorrenza sana che stimola a far sempre meglio. A livello di squadra penso che abbiamo fatto un buon girone d'andata, purtroppo abbiamo commesso qualche errore di troppo che ci ha costato qualche punto, ma cercheremo di non ripeterli nel girone di ritorno. Sbaglio o poco fa hai detto i playoff è doveroso provarci, è doveroso farli? È doveroso farli? No, è doveroso provarci, assolutamente sì, perché siamo una squadra secondo me ottima per la categoria. Come detto, dobbiamo cercare di limare i nostri difetti e commettere meno errori possibili, perché ultimamente le partite su un minimo errore rischi di perdere punti importanti. Senti, tu sei un ex della Salernitana e all'andata la prima giornata fu una delle prove forse più brutte del Pescara. È lecito attendersi qualcosa di diverso? Molto insomma è cambiato da allora, si sono trovati anche nuovi equilibri? Ma molto è cambiato, è stata una partita dura per noi perché ci hanno messo sotto. Cercheremo di invertire insomma la partita che è stata l'andata e cercare di fare meglio e cercheremo di batterli insomma. Salerno, che piazza è, che ricordi hai di quella tua esperienza? Per me è stata un'esperienza fantastica, una piazza molto esigente che però ti fa giocare alla grande, perché ti mette quel pizzico di pressione di cui tutti i giocatori hanno bisogno. La città è una città bellissima in cui sono stato veramente veramente bene, ho solo un ricordo positivo dell'esperienza Salerno. L'ultima, non sei conosciuto per essere un centrocampista che fa tanti gol, però qualche gol lo fai, è lecito attenderselo? Ma lo spero, è vero, non ne faccio tanti, spero di migliorare questa statistica perché è fondamentale per un giocatore di centrocampo fare gol insomma. E dopo quasi un mese torna in campo la Lega Pro con la seconda giornata di ritorno. Il Teramo sul campo della Sicula Leonzio, ultima in classifica, ma che ha rinforzato l'organico guardando soprattutto in casa Catania. La Lega Pro torna in campo e per il Teramo, passate le festività natalizie, è tempo di trasferta sul terreno di gioco della Sicula Leonzio, ultima in classifica. I biancorossi di Tenino dovranno ricominciare a macinare per recuperare posizioni in campionato dopo il giro di boa a 25 punti. La novità dal punto di vista tattico dovrebbe essere il ritorno al modulo col trequartista e l'utilizzo dei giovani come Viero e Santoro, che in Sicilia dovrebbero partire dal primo minuto. Nella seduta di allenamento di ieri, Francesco Bombagi, non ancora al top della condizione per un'infiammazione, è stato provato nella posizione di punta. D'altronde l'ex Pordenone è giocatore duttile, Tedino vuole fare di tutto per non rinunciarci, ma con il 4-3-1-2 rischia di essere arretrato al ruolo di interno che, benché gli si addica, lo pone lontano dalla porta avversaria. Per questo, se sarà al 100%, non è da escludere una coppia inedita con Magnaghi. Non ci saranno Piacentini in difesa e Mungo a centrocampo causa squalifica. Allora con Cristini giocherà Soprano. Tentardini e Cancellotti sugli esterni, in attesa che prossima settimana arrivi un rinforzo sulla corsia mancina. I nomi che circolano sono quelli di Contessa e Pedrelli, ma per il momento sono in stand-by perché la dirigenza sta facendo delle valutazioni dal punto di vista tecnico, ma, come è normale che sia, anche economico. Se gioca Viero in mezzo, come appare probabile, il sacrificato di lusso sarà Rigoni, insieme al giovane scuola Sassuolo, Ilari e per l'appunto Santoro. In casa Sicula Leonzio, spese di riparazione in casa Catania. Dai rossazzurri sono arrivati Rosario Bucolo per la mediana ed Emanuele Catania per la prima linea. Un'iniezione d'esperienza per la formazione bianconera, che ha abbracciato anche Damiano Lia, esterno destro proveniente dalla Juve Stabia.
L'ultimo posto in classifica, quota 11 punti, è una situazione disperata, al punto che i siciliani dovranno davvero compiere una rimonta pazzesca e i movimenti di mercato sono lì a testimoniare il fatto che la Sicula proverà a crederci. Il Teramo, per obiettivi diversi, dovrà fare altrettanto. Nel caso dei biancorossi, però, ci vorrà pazienza per gli arrivi di gennaio. Le uscite saranno fondamentali per iniziare a chiudere le trattative in entrata che Tedino attende. Scendiamo in Serie D adesso, importante movimento in uscita per il Pineto che ha ceduto a titolo definitivo al Fano Stefano Amadio. Fano che gioca in Serie C, girone B. Il centrocampista romano era arrivato a Teramo nel settembre 2018 e in queste due stagioni ha totalizzato 42 presenze e un gol tra campionato playoff e Coppa Italia. Amadio a Fano ritrova l'ex compagno di squadra a Teramo e ad Aprilia, Riccardo Barbuti, ed è già disponibile per il match di domenica contro il Padova. Amadio si è legato al Fano con un contratto fino al giugno del 2021. Dopo questa cessione potrebbe sfumare la partenza di un altro centrocampista richiesto in Lega Pro, Alberto Acquadro, che è stato cercato da Rieti del neo direttore sportivo Minguzzi. Pineto che domenica sarà impegnato al Mariani Pavone nel derby contro il Chieti. Nelle ultime ore invece è stato formalizzato l'arrivo nella capolista notaresco del portiere Francesco Scotti dal Rimini. Come portiere over, Scotti prende così il posto di Ginestra che si era accasato alla Fermana. Domenica la capolista del girone F riceverà al Savini il Campobasso dei tanti ex. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con il TG6 alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.